io lo dissi la sera che, insomma, che abbiamo vinto. Io in Parlamento abbiamo avanzato centinaia di proposte e il PD le ha regolarmente bocciate soltanto perché le presentavamo noi. Ecco, invece noi diamo a questi della minoranza, dell'opposizione, del Partito Democratico e delle altre forze politiche, anche della destra, al Campidoglio un messaggio semplice: se avanzeranno proposte utili per la collettività, per la cittadinanza romana, noi le voteremo, perché ci interessa fare gli interessi dei romani, non contrastare l'opposizione, supportare la maggioranza. Queste robe sono robe di vecchia politica. Noi alle volte in Parlamento presentavamo delle proposte copiandole dal programma con il quale era stato eletto il Partito Democratico nel 2013 e gli stessi le bocciavano. Questo non succederà. Se dovessero produrre delle soluzioni buone, delle buone idee per Roma, noi lo voteremo, non vediamo l'ora di votare. Poi Volevo, faranno se l'opposizione. dovesse giocare un Siamo qui in un giorno molto triste per la comunità di Fermo ed è un giorno in cui noi, come governo della Repubblica, vogliamo segnare un confine invalicabile che c'è tra tutti coloro i quali mettono il razzismo, il contrasto alla violenza razziale, tra quei valori che sono imprescindibili per una comunità nazionale e coloro i quali invece sul tema del razzismo e dell'antirazzismo talvolta si distraggono. Siamo qui per raccontare una drammatica storia di libertà che è finita male. E però voglio cominciare dandovi subito due notizie. Il procuratore della Repubblica, Domenico Seccia, mi ha appena comunicato che è stato fermato il responsabile di questo omicidio. È stato fermato Amedeo Mancini ed è stato fermato su indicazione della Procura della Repubblica di Fermo dalla Polizia di Stato, con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dalla finalità razzista. Io ringrazio il Procuratore della Repubblica anche per la formulazione del capo di imputazione, soprattutto per quanto riguarda l'aggravante, perché l'aggravante della finalità razzista dà la misura di come tutte le attività investigative che si sono svolte in queste ore, per le quali il Procuratore, il Prefetto, io abbiamo ringraziato le forze dell'ordine, siano andati nella direzione giusta. E la direzione di un movente razziale. Noi quello che vogliamo dire qui è che l'Italia, le Marche, Fermo non sono rappresentate da Amedeo Mancini. Il mio commento è che siamo tutti chiamati alla responsabilità, specialmente chi di noi ha responsabilità pubbliche, politiche, istituzionali. Purtroppo dobbiamo ammettere che nella nostra società si è insinuato l'odio e questo sta creando tanti cortocircuiti. Ieri purtroppo un uomo è stato ucciso perché la propria moglie è stata chiamata da qualcuno scimmia africana. Allora, questo non va sottovalutato. Non possiamo derubricare questi modi di fare e di dire come delle bravate. Credo che noi dobbiamo analizzarlo, questo fenomeno. I politici debbono astenersi dal come dire, stimolare questi atteggiamenti e io ho istituito una commissione proprio su questi temi, sul razzismo, la xenofobia e il discorso di odio, che ho dedicato a Jo Cox, la deputata laburista uccisa dall'odio, proprio perché ritengo che questo fattore non vada sottovalutato. Faremo un'analisi di questo fenomeno, faremo anche un rapporto con delle linee guida su come prevenire e contrastarlo. Grazie.
difendere la Commissione. Altre non le conosciamo, ma a prescindere dai giudizi li vogliamo vedere all'opera sui fatti concreti. Speriamo che non perdano tempo, perché entro fine luglio per esempio bisogna decidere se 3.800 lavoratori di Roma Multiservizi rimarranno in house al comune e se 60 milioni di euro, quindi del servizio per la pulizia delle scuole e il trasporto dei disabili, continui all'interno o venga esternalizzato. Entro fine luglio bisogna decidere se l'ATAC fallisce o viene rilanciata. Insomma, le sfide sono tante, i tempi sono davvero brevi, lo sapevano anche in campagna elettorale, lo sapevamo tutti, loro hanno vinto, è giusto che oggi facciamo contro i centurioni, contro i show, quindi contro fenomeni illegali a favore del decoro vengano minimamente ripristinati e soprattutto che la lotta per esempio sulle famose affittopoli, sulla gestione del patrimonio a livello del comune venga immediatamente affrontato, perché con quei soldi si possono fare tante altre cose utili alla città. A seguito delle consultazioni per l'elezione del sindaco e dell'assemblea capitolina tenutesi nei turni del 5 e del 19 giugno 2016, con verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, sono stati proclamati eletti in data 22 giugno 2016 alla carica di sindaca la signora Virginia Raggi e alla carica di consigliere capitolino le signore e i signori Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Anton Giulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina, Zotta Teresa Maria. Che il 2015 sia stato un anno di grande cambiamento nelle modalità di ingresso dei giovani nel nostro mercato del lavoro. C'è stato un forte incremento nella quota di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, ai danni dei contratti a tempo determinato. Il numero dei contratti senza una data di scadenza è aumentato del 62%, addirittura del 76% per i giovani con meno di 30 anni. Insomma, finalmente, un anno positivo per il mercato del lavoro dei giovani. Ad oggi, sul sito gli utenti erano costretti a districarsi fra gli oltre 400 servizi offerti dall'INPS, cercando quello di loro interesse, senza necessariamente conoscere tutte le prestazioni a loro accessibili. Nel nuovo sito sarà invece possibile navigare sia per categoria di utente che per area tematica. Questo rende più facile e veloce trovare ciò che si cerca e scoprire tutte le prestazioni riservate a diverse tipologie di utenti. Spesso, in effetti, la stessa persona è dipendente e datore di lavoro al tempo stesso. Abbiamo inoltre creato un nuovo portale, chiamato MyInps, che impara a conoscere i bisogni specifici del cittadino ed è in grado di presentarli in modo personalizzato, anticipandone le esigenze. Informazioni. Ci è stato detto che abbiamo dato inutili preoccupazioni alle famiglie. Siamo stati tacciati di terrorismo e addirittura di aver influenzato i risultati
elettorali, paradossalmente in città in cui non era stata inviata alcuna busta arancione. Chi ha ceduto al servizio alla mia pensione ha invece espresso apprezzamento per questa nostra iniziativa, anche quando le notizie ricevute non erano del tutto gradite. Anche chi si aspettava di essere destinato ad avere una pensione più alta ha apprezzato, e qui c'è una netta maggioranza, attorno al 70%, e ritenendo il servizio utile o addirittura molto utile. Beh, io credo che vada dato atto del fatto che non oggi, non dopo la Brexit, non dopo la discussione europea, non dopo, ma un anno fa, nella legge di stabilità, questo governo e questo Parlamento hanno iscritto per la prima volta nella storia di questo Paese la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà e per l'integrazione sociale, hanno messo 1 miliardo di euro a finanziamento stabile e permanente di questo intervento e oggi di fronte al Parlamento c'è una legge delega che interviene su questa materia. Beh, io credo che questo sia un passaggio assolutamente importante perché è l'assunzione di un tema, è la concreta volontà di dargli una risposta. Poi io sono il primo a capire che rispetto alla dimensione del fenomeno povertà assoluta e gli strumenti che siamo in grado di mettere in campo oggi non abbiamo una risposta risolutiva, ma tra una risposta risolutiva ipotetica e l'avviamento concreto di una strumentazione in grado di intervenire sul tema, io credo che bisogna scegliere l'avviamento concreto.